passare da solo. Ciao, sono qui sempre davanti al parco. Siamo usciti perché da dentro non si poteva andare all'interno nella parte più interessante. Ora stiamo facendo il giro da fuori nella speranza, secondo me sì, perché vanno questi anche, nella speranza di trovare un'altra entrata. Guardate, stiamo facendo la coda, stiamo seguendo un gruppo di turisti e noi ci siamo messi dietro. Quelle sono le mura del parco. Ho la batteria a mezza scarica, superiamole dai, sennò non ci muoviamo più. Ho la batteria che sta iniziando a scaricarsi, io spero possa tenere, così intanto vi faccio vedere qua fuori. Questi palazzoni anche qua automaci. Allora, lì c'è un altro bel palazzo. Così si può vedere. C'è un po' di vento oggi, sì, questo è vero. E vabbè, c'è vento, il sole è caldo e l'aria è gelata. C'è vento, il sole è caldo e l'aria è gelata. Stiamo facendo compagnia a questi turisti, cercheremo di superarli tutti per poi arrivare dietro nell'altra area sperando si possa entrare. Come vedete c'è un fiume attorno, un lago attorno al parco. Lì c'è un altro palazzo che non è quello imperiale perché è dentro. Dai, manca poco, ci stiamo per superare tutti. Voilà, ce l'abbiamo fatta. Ok. Guardate, questo è il lago, quello c'è una, lì quello è un altro palazzo, forse qua si può entrare perché vedo gente che entra dentro. Forse si può entrare. Allora, speriamo di... vedo che c'è un po' di coda, comunque. Cercheremo... qua ci sono i palazzi belli, in questa parte. E il palazzo imperiale forse è proprio quello che vi ho fatto vedere prima. Quello lì. No, da qui non si vede, piccolo. Cerco di avvicinarmi. Se cade, se si interrompe il video è per colpa della batteria, ve lo dico subito. Allora, Otemachi, questa è una grande... sì, si può entrare, di qua. Qui aperto. Eccolo qua, East Garden of the Imperial Palace, 310 metri. East Garden of the Imperial Palace Museum, Imperial Collection. E musica Jubilee, da Manu Press. Tu fai le foto, io vado fino in fondo. Allora, questo sarà un grande parcheggio, non lo so. Ci sono dei coni anche, che delimitano qualche cosa. Guardate, vi faccio vedere il panorama. Molto bello. E ora andiamo qui in fondo. Faccio vedere questo. Ci sono le tende di mezzo. C'è un altro palazzo qui che è quello che vi ho fatto vedere prima. Se trovo una posizione comoda ve lo faccio vedere, che è questo qua. Dove che ci sono? Ecco, forse da qui sì. Ci sono piante e stanno passando dei turisti, perché sono turisti sicuramente. Altro bel palazzo. C'è gente, eh? Se fanno entrare, se si può entrare. Ora di no. Ho paura di no. Vabbè, vado lì davanti e vediamo. No, non si può. Ah no, c'è il cancello aperto, chiuso, è aperto. Però vedo che nessuno passa il ponte. Ecco, qui c'è una cartina.
quello il palazzo dovrebbe essere, no, sì, quello lì dovrebbe essere il palazzo imperiale. Quello che vedete lì. Credo, non ne sono sicurissimo. Si vede male. Si vede male. Comunque, noi ora cercheremo East Garden del Palazzo Imperiale. Cercheremo di entrare se si può, ma non credo. Fanno la coda, quindi faranno entrare. Proviamo a vedere, non vorrei che bisogna pagare un biglietto. Lì c'è un'entrata. Devo vedere se per caso serve, bisogna pagare un biglietto o meno. Spero di no. Molto bello anche qua. Molto carino. Ho salvato. Devo vedere se per caso c'è da pagare un ticket o meno. Spero di no. C'è un altro parco gigantesco, guarda com'è ben tagliato il prato anche all'interno dell'altro parco, molto ben curato. Allora, macchina della polizia qua davanti a me, no, non dovrebbero far pagare niente, non vedo biglietterie. C'è la polizia qua davanti. Ah, stanno aprendo, va bene. Dovrebbero far entrare adesso. No, hanno chiuso il cancello. Va bene. Proviamo a aspettare 5 minuti e vedere che succede. E io chiudo il video, se forse fanno entrare, e se fanno entrare subito entriamo, se no amen, perché dovremmo fare anche altro. C'è anche il posto per sedersi qui, e va bene, dai, ci vediamo dopo con un altro video, spero dentro il parco, e vi saluto qui da Otemachi, Tokyo. Ciao ciao!